Signori, buongiorno. Allora, prima ci pesiamo, poi facciamo il controllo attrezzatura. Altezza 14. Ingresso 100. Ma sappi che finirei su YouTube nudo, 103 11. Sei bello pesantuccio, no? Così pare. Allora, Phil, mangiato bene, ti vedo grosso. Spogliati. Fai vedere il tuo fisico possente. Ti daranno del dopato. O lo penseranno, ma ormai ci sei abituato. C'è l'antidoping? No, non lo facciamo. Niente antidoping, sei salvo. Maglietta non entra. 95 kg di lussuria. Allora, vai. Pesantuccio per l'assoluto, 7,45. Hai mangiato un po' troppo ieri, eh? Altezza del rack? 11. Prima prova quanto? 112. Io sarei entrato un pelo più basso per sicurezza. Comunque la prima vagare, le valide. 112, 117. La puoi sempre aumentare dopo, se ti senti... Sì, tanto poi puoi cambiarla. Se tu ti senti stanco, magari... Posso cambiarla? Metti 107 e mezzo, dai. No, 110 almeno, dai. Fai come vuoi, se sei tranquillo, se sei bello pesante. Pensavi di vincere facile? Pensavo, invece no. E invece chi c'è? C'è, adesso non mi ricordo come si chiama, ma c'è un mostro contro di me. Un orso dal peso di 123 kg che non mi renderà sicuramente la vita facile. Però magari speriamo di batterlo sull'assoluto, vediamo. Se lo dovessi fare 140... Cioè che dice, hai il mostro sopra e Marco sotto che ti vuole fottere da dietro. Capito? Sei circondato. Sono circondato. Che faccio? Lotto fino all'ultimo. Devi fare il massimo, Phil. Devo dare il massimo, non c'è niente da Oggi fare. Oggi ci giochiamo il titolo di miglior militarista d'Italia al rapporto con questa potenza. Una cosa grande. Una cosa grossa. Una cosa grossa. Vediamo, dai, facciamo il meglio. Poi se vinco sono contento, se perdo sono contento lo stesso. Mi basta arrivare sul podio intanto. Se non rientro neanche sul podio, smetto calisthenics. L'importante è partecipare. Chi sale in pedana ha sempre ragione. Chi rimane a casa non fa i fatti. È vero, l'importante è partecipare, però se dovessi vincere sarebbe meglio. Vediamo come andrà. Salve a tutti amici e benvenuti a questa nuova sfida, sempre qui al Military Cup, stavolta tra due mostri, Filippo Picci e Marco Pitti. Sì, al contrario magari. E un altro ce ne sarebbe di mostro, però vabbè. Sì, perché abbiamo appena scoperto dall'intro che c'è anche lui. Ecco qua. Lui è una sorpresa. Sorpresa, Daniele. Siamo i Danny Lazzarin, Marco Pitti. È vero, vero. Senza la barba, no? Niente, lui a quanto pare è quello che vi distruggerà. Pensavate di vincere facile, invece c'è anche lui. Pensavo di sopravvivere, però. C'è il figlio, sì. Vedrà come il come verrà distrutto. Una bella battuta e sono l'uomo che distrugge la tua figlia. Beh, non posso dirlo stavolta. Ti fa ammazzo. Vediamo come va, un'incognita un po' per tutti quanti. Come ti chiami? Daniele. Ma su Instagram? Dani Orso, io mi ricordo Dani Orso. Dani Orso. Già ti avevo sentito parlare. Sei strongman? Faccio un po' quello, diciamo, che se mi piace una competizione partecipo, ecco. Cosa non mi identifico un po' in qualsiasi. E perché sei qui oggi? Perché diciamo che nella mia vita riesco abbastanza bene, ecco. Direi. Sì, oddio, poi vediamo, è la prima gara. Giustamente la valida conta prima. Certo, quindi. Vabbè, in bocca al lupo e chi vinca il migliore. Grazie. Phil, allora, scaldamento, come va? Bene, adesso sono 60 kg erano, no, mi sento in forma, dai. Perfetto. Sta andando bene, anche se non ho dormito niente questa notte, sono abbastanza riposato. Quanto siamo? 47. 47 e mezzo, non ti ho mai visto scaldarti con così poco. Non esisteva il riscaldamento? Sì, ma le gare poi esiste sempre, chissà perché. Cosa rispondi a quel ragazzino? Confermo tutto, non esiste il riscaldamento. Voglio soltanto dare il buon esempio ai giovani che ci guardano. Giovani, vabbè, ci avrà certo. Non si facciano male, magari. Ah, ok. Ma io però anche accendo. Un messaggio sociale diamo ai bambini, no? Esatto, Marco Pitti per il sociale, scaldatevi. Quante camere ho addosso? 3, 4, 2. Scaldatevi. La prudenza non è mai troppa. Col casco, guidate, non passare col rosso, diciamo, no? Cinture, vacciniamoci. Sì, il vaccino soprattutto è importantissimo. Perché senza il vaccino, ragazzi, siete sterminati. Lui è l'avversario inaspettato, praticamente entrerà a 130 kg e quindi speriamo che Phil in terza possa prenderlo in prima, sperando che lui prenda nulli. Per Marco è già fuori binario proprio. Le gare sono così, a volte non sappiamo chi viene. Phil pensava di vincere facile, Marco pensava in un argento, ma qua il podio è completamente... Completamente scombustolato. Che podio, l'obiettivo è sopravvivere, che podio. Sopravvivere, Marco, questa è la Filippo tua gara. Filippo Fiala, c'è la Zarina. Fiala. Perché Fiala? Filippo Picci, scusa. Ah, ecco. Cacchio di patiderma, marca troppo. Però Marco, qua vince anche il più valido. Tu sei il più tecnico, Cioè. Potrebbero essere nulli loro. No, ma infatti la medaglia, tra l'anno se sei tecnico. Esatto. Non quanto alzi. Sì, ma devi essere pulito. Poi siamo fiscali, oggi abbiamo fatto una strage, no? Abbiamo stancato col commento. Ho visto qualche alzata in effetti compromessa dal regolamento. E basta, viva, state natural, ragazzi. State natural. Natural che si vince anche natural. Vabbè, dai.
Phil, tu non puoi entrare in pedana, lo sai? Che senso? Non puoi. Perché? Perché non hai il singlet su. Ce l'ho sotto. Devi tirarlo su, tirarlo poi su. Ti scordi e... Cioè, ho dovuto prestargli la maglietta, la cinta. Sei presentato come mamma l'ha fatto, nudo praticamente. Sì. Gli anelli non so se sono regolari, però. Cos'è questo? Bella, è un regolare, dai Simone. Tira su, tira la bretella su, dai. Sì, ce la fai? Ci entra per la spalla? Marco, Pitti. Cagali, basta. Una volta in gara. Sì. Start, devo giù, start? Start, non via, comandi, non ascoltare Simo Power, fai okay. Sì, start, giù. Sì, e poi il rec appoggi tu, vai, testa sotto il bilanciere, eh? Sotto la testa, sotto quella testa, fermo lì. Un po' borderline, eh? Un po' borderline. Quando ti chiamo? Quando ti chiamo? 120? 117? 117? Stai in bollino. Imbarazzante, imbarazzante. Allora Marco, prima prova è andata bene, la seconda quanto hai chiamato? 105. Quanto ti senti oggi? 107. 107? No, sto ringiovanendo, ho 41 anni. Vabbè, sempre con questa età. I 114 li ho fatti 2 anni fa. Quel mostro di prima c'ha 36 anni, allora che vuoi dire? Chissà come mai, misteri della vita. Comunque sì, alzo l'impegno, mi concentro. Motivation, Marco. Motivational, genetica, dedication. E rompiamo il culo a PC. Sì. Te lo vedo stanco, eh. L'ho visto un po' stanco con il 112. Stanchissimo, stanchissimo. Era quasi al limite della valida. Sì, al limite. Io ti sciacallerei la seconda. No, però comunque mi risulta che le spalle non devono passare il tallone. Era mezzo metro dietro il tallone. Oddio, un po' borderline, mezzo ma è andata valida. Mezzo metro. La terza gli cambiamo la prima. 112 metro. Li puoi fare? Allora, io direi, Marco, in caso fallisce la seconda, ti sciacallagli la prima. Sì, lo fotti. Giusto, bella quindi idea. La terza, 112, andiamo, eh? Sì, sì. Ok, questa ci serve, eh? Vai, bella, sotto, la testa. Bene. Questa ci serve. Vai, testa sotto, testa. No! Sto boia. Filo, ho sbagliato 117. Seconda perciò è andata male. Ho chiamato a Marco 111 per stare sopra la tua prima e fotterti. Okay, ora, o ti fai forza. Fottere o rifai lo stesso peso. Insomma, Marco vince. Ho detto, Marco, vedi, la fiala non basta. Si è acceso, si è acceso, poi si è acceso. Ah. Devo fare 117 allora. C'è una fiala? No, scusa, facciamolo. No. Marco, allora, Pici ha sbagliato 117. Non so se ne ha di più. È finito, è bollito. Noi colpiamo duro con 111, glielo mettiamo da dietro. E glielo finiamo nell'ano. Domingo, io di te mi fido ciecamente sulle chiamate. Lui ha chiamato 110, tu sei più pesante, devi fare 111. Se li fai, hai vinto. Non c'è fiala che resista a questa, ok? Un altro che ti sfida e perde sotto di te. Facciamo quel che possiamo. Io ci però provo, devi farli, eh? Ci provo. Sarà dura, ci provo. Sempre penso. Umile. No, non penso. Vediamo un po'. Se fai questa hai battuto Pici, entriamo nella storia. Vai, 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 testa sotto, testa sotto, testa sotto. Vai Phil, manda Marco Pici a casa. Non puoi perdere con un piazziano. Testa sotto! Serra! Prova la lega a te.
Vai in primo piano, vai dentro la fotocamera. Sei più grosso di tutti. Ma io sono più grosso di tutti. Sì. Marco Pitti, Domingo Poliandri, Flex Wheeler, Filippo Pitti. Allora, la gara è appena stata conclusa. Sì. È stata appena conclusa? Sì. Cosa è successo, Marco? Hai fatto 111 e stavi vincendo, ma poi? Sì. Poi è arrivato questo scroscio di trembolone. No, scherzo. Onestamente il più forte ha sempre ragione. Però ha sudato freddo, eh? Vero? L'ho rischiata. Cioè, no, se non avessi fatto 117 all'ultimo avrei perso. È state le mie parole che ti attivato. Sì. Batti Marco, sì, vai! Sì, non puoi perdere contro uno pensando di te. Come Michael Jordan creava le vendette personali per vincere le partite. E lui si è incarnito. Come ha funzionato? Come ha funzionato? Dicevi no, oggi farò 105. Ma sai per vincere? Grazie alla mia strategia, diciamo. Grazie alla mia strategia. Sì, è vero. Io sulle strategie devo darti ragione, hai tanta esperienza. Comunque, complimenti al più forte, ragazzi. Chilogrammi sono chilogrammi. No, la più forte non siete voi, siete Danny Hoss. Andiamo da Danny, lasciami perdere. Questi sono due perdenti. Andiamo. Abbiamo il vero campione, non quegli altri due. Andiamo a vedere. Vieni. Ragazzi, spostatevi, prego. Fate passare il campione. Venite qua? No, non ti picchia, tanto non avete perso, quindi. Danny Orso ha chiuso 140 kg vincendo la gara. Mi pare anche assoluto, ancora non lo sappiamo. Non lo so. Sarebbe da fare il calcolo. In caso primo posto, se no sarà secondo. Ma comunque hai vinto la categoria. Sì, no, sono contento, dai. Quanto pensavi di fare? Ottima prestazione, ha fatto 140 kg, semplici l'ha fatta. Ce l'ha 150? Eh? Sì, ce l'avevo. Non lo so, però... Forse sì. Tu Marco cosa dici di questo boss? Dopo aver visto Invernizzi? Una passeggiata di salute, 140 kg sopra la testa, con i tricipiti e i deltoidi, che cazzo vuoi dirgli? Complimenti. Grazie. Solo complimenti. Te l'aspettavi di incontrare questo bestione? No, non pensavo, infatti appena l'ho visto ho detto io spero che questo non gareggia. Appena... ho visto che gareggiava, sapete che gareggiava. Con quanti chili entrava? Ha dato un sacco di macumbe comunque. Sì, che quello me lo immagino, dai. No, sono contento, andava bene, poi è cresciuto anche voi. Pensavo, guarda, dal vivo siete molto meglio. Nel senso. Dai social. Sono un gruppo di stronzi. No, so. Cioè meglio che siete più simpatici? Sì, so umili, non è. Quindi anche magari ieri. Pulite, le state tecniche pulite, perfetto, precise, su un binario. Perfetti. Oh. Infatti aspettavo il classico, sai, Garantone. No, devo dire che c'è una scuola magari dietro. Magari tanto grosso, però è scarso. Magari quelli grossissimi, certe volte... Come te, per esempio, no? Come me, esatto. E invece proprio ce l'ha messa al culo. No, ti ha massacrato. E comunque so che ti piace, hai detto Marco, prendere il culo. No. L'omofobia fa schifo. Non siate omofobi, basta. Marco aveva il microfono rosa comunque. La telecronaca tagliata completamente. La telecronaca sparita dalla live. Mi sono fatto un mazzo così a fare la telecronaca. Sì, perché il microfono rosa? L'hai scelto tu? Ce n'è uno giallo, uno rosa, tu rosa hai preso. Tu la banana, io il calippo. Cosa così? No, un mazzo dicevo, no, nel senso. Ho fatto la telecronaca con tanta passione. Sembravo Marco Santin della Jalapas. Vediamo l'ingaggio. Presa corta, facili, ottimo incastro. Stroncata, sparita, tagliata, evaporata. Vabbè, parteciperete di nuovo a un prossimo evento, se dovesse rifare? Di military? Sì. No, mi va abbastanza bene, quindi mi piace come esercizio. Però la prossima volta è cattivo, La prossima volta magari facci un colpo di telefono, non li faccio iscrivere. Oh, la prossima volta apri con 140. Apri con 140, cioè tanto poi... Vediamo. Se partecipa il mio amico Andrea Invernizzi, che lo saluto, che sta in Portogallo. Okay, allora puoi stare a casa. Allora Invernizzi, ragazzi. Là c'è da lavorare parecchio, però ce la mettiamo tutto. Grazie molto. Orso. Grazie a voi. Grazie Orso. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie. Grazie. Marco, non so, ma soprattutto Marco, ci hanno dato una mano per il progetto.
ritenuto come un esercizio che stimola il testosterone. A me è successo tante volte dopo lo squat di avere quasi una fame sessuale più alta. Sarà stato contento il tuo fidanzato? Bene. Può fare la trazione in ogni modo, può anche farla come nel crossfit, oscillando, che va benissimo. Però non è funzionale al carico un RM.